Ciao persone meravigliose di questo canale, mio nome è Mira e questo è il mio canale. Sto facendo l'introduzione di questo video perché non l'avevo fatto prima, quindi l'ho dovuto fare adesso. Questo video è di un spacchettamento dei prodotti che ho comprato su Shein di make-up. Adesso, come si chiama? Oddio, non mi viene il nome, però nel video ne parlo. Sheglam, pronto, mi è venuta. Mi è venuto in nome, io non avevo mai acquistato niente di loro, quindi ho voluto fare questa prova. E questa è la prima parte, sono due video e questo non è neanche più lungo, ragazzi. L'altro è diventato ancora più lungo e voglio vedere magari se loro educo perché non ho ancora neanche toccato quel video in realtà. Bene, ragazzi, questo sono i prodotti. Io li vado a togliere di tutte queste confezioni e poi vi faccio vedere uno per uno. Apro le scatole e adesso faccio, sai, do una guardata così di tutti più o meno. Poi dopo faccio dei video facendo vedere i colori tutto uno a uno. Le prime quattro cose sono queste palette qua dei segni zodiacali. Questo è Scorpion, che è il mio. Poi c'è il Sagittario, perché mi piacciono questi colori, sono tra i miei colori preferiti per trucco. Poi Leone, che è il mio ascendente, e Aries, che è quello di mia sorella. Poi, come non so se ho detto già, ma di queste cose, quelle che non mi piacciono, queste cose le regalerò a delle amiche, dei parenti, delle cose, qualcuno, le regalerò quelle che non mi piacciono, perché ho voluto davvero provare le cose da Sheglam che non ho mai provato per vedere se la qualità è buona o no. Cose di occhio, così. L'unica cosa che io di solito non compro di queste cose è fondotinte, perché io ce l'ho già quelli miei preferiti, quindi devo anche andare a comprare nella Sephora, perché ad acquistare, perché adesso non c'è nessuno del mio colore. In questo momento sono troppo bianca. Non sono mai stata così bianca, non sono mai stata così tanto tempo senza sole e quindi, beh, cambiamo discorso. Io voglio aprire, perché forse queste scatole qua di sopra io li butto. Sono già spacchettato tutto, perché non volevo far vedere nel senso, aprendo queste scatole io li butto tutti. Praticamente, c'è pure un panno qua che sta bollendo. L'ho preso queste palette, vi farò vedere tutto, poi appena li apro tutti, però non adesso, nel senso non in questo take. Ho preso questi glitter jelly e anche questo qua che è un tipo un pigmento, io penso, non mi ricordo. Poi ho preso questo due press kit, questo qua Sunday Picnic e questo è che è il Chromazone, e tutti e due sono state parlate molto bene delle persone che io conosco, che sono anche truccatore, che sono abituate anche con delle cose che costose, sai? Quindi io mi sono fidata, perché io sono tanto diffidente delle cose, quindi questo e quest'altro qua non ho aperto, ma però questo qua io penso che tanti già ce l'hanno la palette di questo qua. E c'è anche questo qua che non ho aperto, adesso lo apro e lo butto anche coso, che è un airline che era lì in promozione e l'ho voluto provare. Ragazzi, dentro dell'auto ci sono queste cose. Questo lo apro subito per vedere perché vedo che c'è qualcosa che sta uscendo e devo vedere. Bene, da questo che vedo qua, questi due qua erano quelli che si erano versati, ma pochissimo, quindi per me non c'è problema. Sono cose che possono succedere sempre con la posta, e quindi per me non è un problema quello. E io l'ho chiuso bene perché in realtà non erano chiusi benissimo così, sai, questi due, che in realtà è stato questo qua che è un po' rosso e questo qua è un colore un po' Coca-Cola che si è versato. Bene, ragazzi, adesso vi faccio vedere più o meno è il colore, però senza passare. Sentite il rumore che è il gatto che è in digiuno perché deve andare dal veterinario e quindi sta leccando tutte le cose che sono vuote, quindi poverino.
stanchissima, sono 3 di notte perché dobbiamo viaggiare. Io l'ho lasciato per fare la valigia per ultimo, quindi come sempre. E sicuramente dimenticherò qualcosa per il fatto di essere stanca. L'inizio del video ho fatto tipo una settimana fa, sono con lo stesso vestito, però l'ho lavato e l'ho riutilizzato di nuovo. Quindi, come io devo buttare queste cose, forse porto anche qualcosa nel viaggio già per provare, io vi faccio vedere un po' di cose, nel senso, le cose. Comincio con quello che è di sopra, diciamo. L'ho preso questa. Basta, Emilio, eh! Non c'è più niente lì. Cosa fai? Basta, basta. Praticamente cosa c'è? C'è questa paletta. I colori. Invece si fa il riflesso. I colori nei video non sono mai uguali a quelli reali, però. Quello che ci dispiace un po', però diciamo che vi provo a farvi vedere. Vabbè, che colore era meglio che se vi faccio vedere così. Questi sono i colori della palette. Questo riflesso mi fa male all'occhio. Io ho preso questa qua perché a me piacciono i colori. Volevo in realtà palette dei colori freddi perché mi stanno bene anche i colori freddi con la mia carnagione. Io un'altra cosa che io dico, ci sono persone, e la carnagione che vedete nel video è una. E di persona è un'altra, quindi c'è anche quello, eh? Non è che dovete pensare nelle palette, nelle cose per quello. Poi ho voluto prendere quello qua nel senso di chiare. Io quasi che le prendevo tutti, tutte, però ho risolto di scegliere per il senso di chiarle. Ah, poi questa qua è la Shea Glam Deep Feelings, Yes Shadow Palette. Ragazzi, io vabbè, già normalmente già leggo le cose sbagliate. Immagina adesso, questa qua è la Shea Glam Live Leo, che sarebbe del segno di Leone, che è il mio ascendente in Leone. La mia luna non mi ricordo in cos'è, però l'ascendente in Leone. Poi i colori mi piacciono. Io ce l'ho già delle palette con colori simili a questi, però ho voluto prendere poi più per questo glitter qua. È un glitter, diciamo, ce l'ho proprio qua. Vedete che non si appiccica bene. Solo toccando, sto sentendo niente, come potete vedere, no? Solo toccando così già. Ho dato una passata e vedete di persona, ragazzi, è bellissimo. Nel video non si riesce a vedere com'è bello di persona, non si riesce. Ma basta, è disperato il gatto. Però vale la pena solo per questo qua. E poi è più piccola, quella che ho con questo colore grande per viaggiare è meglio questa qua. Mi rimetto così, no? Per non sporcare tutto. Poi c'è anche una cosa che ho parlato, però sto qua, sto una vita. Poi, questa è Scorpione, che è il mio segno, devo dichiarare, il segno vero, cioè, nel senso della data di nascita. Il mio sole è in Scorpione. E vedete, giustamente, i colori che mi piacciono. A me piace il verde, che è il mio colore preferito. E, come vi ho detto, il grigio mi sta bene. Tutte le mie amiche mi dicevano quando usavo questi colori che mi stavano bene. Ops, 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 ops. Cadi, 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 cadi. Però questo qua non c'è nessun glitter. Non c'è, nel senso, non sono i colori così. Diciamo, normali, diciamo. Beh, ci sono uno, due, tre, quattro colori shimmer più o meno. Questi qua sono più shimmer. Questi altri non tanto. E poi queste tre sono colori. Io penso che si dice anche opaco in italiano, non lo so. E poi questa qua è Sagittario. Perché ho preso questa? Perché mi piacciono i colori. Questo non si c'entra niente qua. Quindi segno giù di chiale. E perché mi piaceva. C'era anche questa, un glitter. Glitter, glitter è questo. Questo qua è glitter davvero.
come potete vedere, come quello che usiamo in carnevale, e già le altre sono soltanto shimmer, diciamo, però sono belle, non è un shimmer. Dai, foca no dedo! Non è un shimmer un po' scassai. Non tutte le altre, queste shimmer, questa qua, e queste tre sono opache, e anche questa è opaca. Ci sono i nomi, ma non li leggo perché dobbiamo fare una cosa veloce. Sono già 5 minuti. Quanto sarà lungo questo video? Tanto. Poi ho preso anche questa qua, che è Aries, che è il segno zodiacale del mio marito e della mia sorella. E poi ho pensato, ho preso per questo rosso più caldo, perché io non ce l'ho nessun rosso caldo, nessuno, e non lo trovo quasi mai. Spero che esca rosso. Ma penso che per uscire quel colore lì dovrò mettere una base bianca. Poi i glitter, così, di stilo jelly. Io ho acquistato un'altra cosa con questo stilo, vi ragazzi, ma so di buttate perché quelli li butterò davvero, perché neanche per regalare va bene. Pessimo. Poi vi faccio vedere. Io li apro. Li apro. Oppala, oppala. Non l'ho neanche aperta ancora. Prendo già di qua per far vedere il colore, perché sennò questo qua si va a versare. C'è dei brillantine un po' viola. Ti faccio così, poi ti faccio così un po' azzurro. Sono due colori, un po' dual chroma questo qua. Questo è gel. Io stavo leggendo così, era Mon. Poi ho girato, in realtà è gel wow. La sigla Ice Shadow Pop. Questo qua, prendo un dito pulito, un dito pulito che non c'è perché adesso sono tutti pieni di glitter, e vediamo. Bello. Speriamo che nell'occhio rimanga bello, perché a volte tu passa così nella mano e un conto, poi nell'occhio, poi di quello che ho visto, che sono riuscita a vedere. Se tu passi, sai, un po' così poco, senza spalmare tanto, è una cosa. Se tu spalmi di più, è un'altra cosa. Però è bello. A me piace a volte, sai, vado a uscire veloce, solo passo così veloce nell'occhio e lascio solo quella, una cosa un po' sirena, sai. 8 minuti. Oh, meu Deus! Meu Senhor, mi ajuda, por favor! Una musichetta di meme in Brasile. Poi c'è quest'altro. Questo è davvero Shadowing Glitter Wild Art Invisible Jelly. Chi è questa cosina qua? Anche questo sembra un po' duochrome. E com'è? C'è una cosa qua, un tappo. È un tappo davvero. Un ditino pulito che non c'è, che già vi ho detto. E ragazzi, questo davvero sembra con le code di sirene, perché sono piccole e squame. Ce l'ho le mani pelose, non guardate che non mi sono depilato. Perché sono pigra. Poi, quelli tre colori, verdi, verdi così. Togliamo. Io li tolgo queste cose fuori dai video, se no faccio un'ora di video. Bene, ragazzi, tornando qua, sono tre colori. E prima che vi farò vedere questo qua, lui è venuto così davvero, è pochino, non è venuto tanto. E un po' è rimasto appiccicato qua, che lo rimetto perché quel poco lì io lo userò. Delle altre non è uscito pulito, quindi questi li butto. Questo qua è bellissimo. Ci sono delle piccole lune, piccole stelle. Poi c'è questo qua, che è un verdi, c'è un po' di giallo anche,
Poi vi faccio, no, aspetta che vi faccio vedere. Poi c'è questo qua che è un verde più scuro, più bello ancora. A me piace questi verdi così verdi. C'è un po' di nero nel fondo e c'è, vedo un riflesso blu quando faccio così. Non so se questo è nero o se è un blu scuro, sai? Questo qua non so, il giallo così, i verdi. Poi facendo vedere, guarda qua, quello c'è la luna davvero, non guardate i peli, guarda che domani è giorno di depilare e fare il laser, una luce pulsata a casa. Poi quel verde più scuro, qua non riuscite a vedere il boom, ma di persona si vedi, e poi quel verde che c'è un po' di giallo. Di persona, ragazzi, questo qua c'è anche un po' di viola, io faccio così e lui cambia colore. Nel video qua, come non c'è nel sole, non c'è il sole, la luce naturale per fare vedere nei video non si riesce. Poi ragazze, sai cosa faccio? Mi dispiace tantissimo per voi. Questo video io devo fare in due parti perché è rimasto troppo lungo. E cosa mancherà? Mancherà queste due parti qua, che sarebbe la chromosome. Il la Sunday picnic che io registrerò adesso, però li metterò tra 2 giorni. Quindi prima c'è questo video, aspetto 2 giorni e poi li metto perché questo video già è rimasto troppo lungo, se no nessuno guarda 2 ore di video. Guardate 2 ore di video, iscrivetevi qua. C'è solo una persona che guarda 2 ore di video, che è Silvia, e il resto non li guarda. Quindi ragazzi, aspettate, tra 2 giorni tornate per vedere il resto.